sono le condizioni di Piazza Santa Croce? È una piazza vivibile. Mi trovo oggi, ma non è che la vivo quotidianamente. Sì, quindi... perché ci dicono che i ragazzini giocano a pallone, che sfrecciano i motorini. Allora, facciano una passeggiata a Piazza Luigi Palombo e vedono cosa è. Non è che sia molto, forse è peggio, sicuramente è peggio. Secondo lei che si deve fare? C'è bisogno di controllo e di far rispettare le regole che già esistono da parte di tutti, sia dei cittadini. Purtroppo i cittadini pure loro diventano vittime di certe situazioni. Non puoi parlare perché magari un ragazzino ti mette pure le mani addosso. Quindi... di anarchia. Esattamente, completa. Volano palloni, botti, di tutto proprio. Ma non ci sono i controlli, non li vedi mai? No, assolutamente. Soprattutto nei periodi natalizi proprio. È inaccessibile. Yes. E da cittadina tu che cosa chiedi? Ma più controlli, più, non lo so, ma pure i genitori magari con questi bambini di tenerli più sott'occhio. Cioè. Forse perché mancano gli spazi per i giovani? Anche questo, sì. Io sono della Litorania, quindi non è che... Però quando veniamo qua pure con mia figlia, mamma mia... Cioè me la tiro proprio, proprio. Ci sono tanti ragazzi, ci gioca a pallone, non puoi stare tranquillo lì seduto magari a leggere un libro. Ogni tanto si vedono delle pattuglie lì che controllano. E poi anche i motorini sfrecciano a tutta velocità. Sì, 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 sì. Insomma, quindi c'è un po' di inciviltà. Un po' di inciviltà, vabbè, in questo paese, insomma. Vuole fare un appello al comune, da cittadina? Cosa posso dire al sindaco? Di mettere delle pattuglie, di controllare di più, magari si evitano pure alcune cose che poi sono già successe e bisogna andare poi ai ripari dopo essere successe. Bisogna prevenire. Prima che succedano, sì. Io ho visto la piazza di Pompei, come l'hanno fatta e come hanno fatto questi. Vedete la pavimentazione voi stessi. Da cittadino ho chiesto al sindaco di pulire un po' la città. Per il momento, e poi ci sono altre cose. Tipo? Tipo traffico, tipo un poco più correttezza nel camminare, che è pericoloso per gli anziani. Sono tutti un po' indisciplinati. I marciapiedi sono tutti rovinati. Mi disse un ingegnere che li riparavano da ottobre, facevo tutti i marciapiedi di vedere dove c'era le varie pavimentazioni che si muovono e tutto qua, fino adesso non ho visto niente ancora. Piazza Santa Croce è una piazza vivibile e oddio dipende, la sera non tanto probabilmente, io non la frequento molto di sera, durante la giornata quando la chiesa è aperta è diciamo abbastanza vivibile. Si lamentano che i ragazzini giocano a pallone, che i motorini sfrecciano, che ci sono schiamazzi anche notturni. Questo l'ho notato anche io purtroppo. Forse occorrerebbe un maggiore controllo di sera e le forze dell'ordine dovrebbero un po' più presidiare il territorio. Microdelinquenza non ne vedo tanta in giro. Ci sono più bulletti, più persone diciamo, che cercano a volte l'occasione per litigare, però sostanzialmente aggressioni è difficile subirne, almeno io non lo riscontro. Quindi ci vorrebbe più un percorso di educazione che di repressione? Ma sicuramente l'educazione deve partire dalla famiglia. E qui poi abbiamo un po' di difficoltà e poi anche nella scuola, diciamo la scuola deve svolgere quel ruolo anche di educazione, probabilmente anche la chiesa che forse ha perso diciamo, quel ruolo anche guida degli oratori degli anni passati, quindi queste sono un po' le chiavi di lettura. La piazza è presidiata? No, non vedo nessun controllo. E secondo lei servirebbero? Penso di sì, ma non solo su quello, anche su tante altre cose però. In generale in città? Ecco, sì. Soprattutto quando è chiusa la chiesa, questo diventa un campo di pallone e quindi con tutte le... È un problema vecchio. Un problema vecchio, sì, che non si riesce ancora a risolvere.